Il nostro caro amico Malcolm X, chi è? Cosa ha fatto? Perché ne stiamo per parlare? Qualcuno saprebbe dirmi chi è Malcolm X? Uno alla volta. Prego. Alza la voce, alza la voce. È un attivista che ha combattuto per i diritti delle persone nere e anche musulmani. Ok, perfetto. Qualcuno sa già chi è Malcolm X. È un attivista per i diritti dei neri, negli Stati Uniti. Ma andiamo più a fondo. Che è, lo conoscete, pare proprio di sì. Quando, dove nasce? Vabbè, ve l'ho appena detto. Nasce nel 1925 negli Stati Uniti d'America. Ora, voi direte, ma perché è così importante sottolineare dove è nato e quando è nato? Perché è proprio in quel contesto che si viveva in un modo particolare. C'era la segregazione tra i bianchi e i neri. Quindi c'era la separazione quasi in tutto, nei ristoranti, nei bar. I neri erano molto discriminati. Quindi, ad esempio, in questo caso vediamo addirittura i rubinetti tra bianchi e neri. E a quei tempi le persone nere nascevano con un sacco di poca autostima. A tal punto che c'è questo test, esperimento condotto da uno psicologo, che chiede ai bambini neri: cosa preferite, la bambola nera o la bambola bianca? Cos'è per voi il buono e il cattivo? E loro preferivano sempre la bambola, tendenzialmente, la bambola bianca. Associavano la bambola bianca al bene, al buono, la bambola nera al cattivo, al brutto, e così via. E quindi già da qua si vedeva il contesto in cui ha vissuto e nato Malcolm X, un contesto in cui i neri si autostimavano loro stessi. A tal punto che Malcolm X racconta come, nella sua fase adolescenziale, cercava, assieme a tantissime altre persone nere, di lisciarsi i propri capelli, di renderli più lisci. Perché? Per assomigliare il più possibile ai bianchi, come voi. E dopo ci arriviamo a questo punto. E chiaramente i genitori di Malcolm X vivono una vita molto particolare. Il padre di Malcolm X era un attivista. Come sappiamo, ci sono molti politici qui in Italia che dicono: tornatene al vostro paese. Ecco, il padre di Malcolm X diceva: ecco sì, torniamoci al nostro paese, torniamoci in Africa. Torniamocene seriamente. Quindi la sua idea era far sì che i neri andassero in Africa, al loro paese. Era serio. Ma qualcosa non è andato storto, perché questa cosa qua non piaceva al Ku Klux Klan, o come li chiamerei io, il Couscous Klan. Sto scherzando. Chi sono il Ku Klux Klan? Una setta di razzisti bianchi. Bravo, esatto. A loro... Loro odiavano molto la famiglia di Malcolm X, odiavano il padre, perché il padre chiaramente sta dicendo una cosa che non piace ai bianchi. Perché? Gli africani perché sono lì? Per lavorare, per essere schiavizzati, per essere sfruttati, esatto. Quindi a loro non va bene, non piace. Allora cosa succede? Il padre di Malcolm X lo stendono su un binario, passa il treno, muore. E questo segna enormemente la vita di Malcolm X. E sin da piccolo impara una cosa molto interessante. Lui, chiaramente orfano, ha solamente sua mamma in casa. Sua mamma alcune volte gli dava bastonate, come capita anche a noi da bambini, no? Con i nostri genitori. E quindi Malcolm X alcune volte urlava tantissimo, di modo che sua madre, per la paura dei vicini, smettesse. E quindi qui Malcolm X comprende una cosa molto importante, che lo segnerà per tutta la sua vita. Se si vuole qualcosa, bisogna in qualche modo farsi sentire. Va a scuola a un certo punto della sua vita e un insegnante gli chiede: cosa vuoi fare da grande, Malcolm? Allora lui, tutto innocente, gli dice: io vorrei fare l'avvocato. Allora l'insegnante, come avete anche letto dal cruciverba, gli ha detto: no, tu sei un nero, sei un nero e quindi devi essere realista. Per te, i lavori adatti per te sono altri, come quello che lucida le scarpe, oppure quello che fa il falegname. Perché non provi a fare il falegname? Allora Malcolm, tristissimo di questa cosa, capisce come nella sua società non è il carattere che conta, non sono le sue capacità, ma bensì il colore. E allora rimane deluso da questo. E comincia la sua vita un po' da criminale, a partire da 16 anni. E lui poi nel corso della sua vita racconta questa fase in questo modo, dice: ero davvero morto e non sapevo di esserlo. Perché cosa faceva? Rubava, si drogava, spacciava, rubava, si drogava, spacciava. Vabbè, avete capito. Viveva questo tipo di vita. Ma a un certo punto viene sgamato dalla pula.
e va in prigione. E attenzione, attenzione, qui cambia, qui le cose cambiano enormemente. Va in prigione, i suoi fratelli gli mandano una lettera e gli dicono: guarda, caro fratello Malcolm, noi ci siamo convertiti a questa setta, a questa religione che chiamano Islam, o più precisamente la chiamano Nazione dell'Islam, poi vi spiego il senso. E mi dicono di andare un po' più... è vero, non mi vedete, ok. Vabbè, cerco un po' di... Hai ragione, vabbè, io cerco un po' di guardarvi, va bene. Vado più indietro, ok. Dicevo, allora, arriva la lettera da parte dei suoi fratelli che dicono: ci siamo convertiti all'Islam, ok? E allora i suoi fratelli gli dicono: non mangiare maiale e non fumare sigarette in prigione e ti dirò come liberarti. Chiaramente Malcolm X, appena legge come liberarti, pensa: ah sì, mi voglio liberare dalla prigione. Esatto, dalla prigione, ma non la prigione fisica, la prigione mentale. Nazione dell'Islam, che cos'è? È un'organizzazione che nasce negli Stati Uniti, un po' particolare, perché mischia tante cose di tante religioni diverse. Prende un po' dall'Islam, un po' dal cristianesimo, un po' dall'ebraismo. E qui capiamo l'importanza di approfondire la nostra religione, perché se non la approfondiamo noi possiamo farci fregare facilmente. Questa setta diceva cose stranissime. Diceva che c'era un profeta, che è questo signore qua, che si chiama profeta Elijah Muhammad. C'erano due dei, quindi altro che Islam, due dei, uno nero, uno bianco, cattivo, e uno nero, buono. Ed è qui che arriva il razzismo al contrario. Loro erano razzisti al contrario, credevano che il male fosse l'uomo bianco, quindi molti dei qui presenti. E facevano un'altra cosa strana, pregavano due volte al giorno, anziché cinque. E facevano il Hajj a Chicago, laddove c'era la loro sede, il loro edificio. Facevano giravo intorno al loro edificio. E chiaramente il bianco per loro era il diavolo, era il cattivo, era il male. E chiaramente questo è comprensibile solo se comprendiamo il contesto in cui loro nascono. Nascono nel contesto in cui vedono i bianchi che si comportano male con loro. Quindi arrivano a queste conclusioni. E qui capite una cosa interessante se avete fatto scuola. Qui, secondo me, io vedo Feuerbach, se avete presente. Lui dice una cosa interessante che sembra blasfemo appena lo sentite, però se ci riflettete ha un parte a senso. Lui dice: non è l'uomo che ha creato... No, scusate, lui dice: non è Dio che ha creato l'uomo, ma è l'uomo che ha creato Dio a sua immagine e somiglianza. In parte quello che lui dice ha senso. Cioè, se appunto abbiamo appena visto, no? La nazione dell'Islam che fa sì che suo Dio sia nero. Poi vedremo di seguito come invece i cristiani raffigurano Gesù in maniera bianca, quindi a loro immagine e somiglianza. E allora vediamo come effettivamente alcuni gruppi di persone hanno modificato la religione o si inventano la religione a loro modo e a loro piacere. E chiaramente Feuerbach lo dice in maniera, da una prospettiva atea, cioè lui dice: guardate che Dio non esiste, siete voi che vi siete inventati Dio. Islamicamente invece no, cioè dobbiamo stare un attimo attenti chiaramente, cioè Dio esiste, però chiaramente ci sono anche delle idee false. Infatti la Shahada cos'è? Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha. Testimonio che non c'è nessun Dio, ovvero tutti gli dei che sono fuori sono falsi, tranne Allah, tranne uno. Quindi quando fate Feuerbach a scuola, dite questo e la prof vi mette 10, tranquilli. E ragazzi, leggeva di brutto, era maniaco con i libri, leggeva, e diceva, grazie ai libri, diceva: anche se ero in prigione, non ero mai stato così libero in vita mia. In prigione. Leggeva di brutto a tal punto che si dice che leggeva 14 ore al giorno. Si dice che leggeva così tanto a tal punto che la sera, la notte, quando tutti dovevano andare a dormire, lui rimaneva sveglio a leggere. E leggeva sfruttando la luce del corridoio, perché la luce delle celle si spegneva a un certo punto per far sì che le persone si addormentassero. E leggeva tantissimo e dibatteva, discuteva di qualsiasi argomento. E questo ha fatto tantissimo nella sua personalità. Ma vediamo un po' che tipo di dibattiti faceva, cosa diceva, cosa discuteva. Io sono venuto perché abbiano la vita e perché l'abbiano in abbondanza. Come si alza? San Giovanni, versetto 10. Avete qualche domanda? Ehi, bello in campana, quello là è forte, hai ragione. A quanto sembra la nostra è diventata una lotta tra il bene e il male. Satana ha una domanda.
Sì, signore Cappellano Gill, ma dato che nessuno di noi due è Dio, non credo che uno di noi due sia nella posizione di dire chi è il bene e chi è il male. Limitati a fare la domanda. Stavamo parlando dei discepoli. Di che colore erano? Beh, io non credo che si sappia con certezza. Però erano ebrei, esatto? Sì, certo. Come Gesù, giusto, Cappellano? Anche lui era ebreo. Limitati a fare la tua domanda. Di che colore erano gli ebrei? Ho già detto che noi non lo sappiamo con assoluta certezza. Allora non si può dare per certo che Gesù fosse bianco. Un momento, aspetta un momento. Dio è bianco, non è evidente. Il quadro è evidente, ma questo non dimostra che Dio sia bianco. Il molto onorevole Muhammad ci insegna che Gesù non aveva gli occhi azzurri e i capelli biondi. E sempre Elijah Muhammad ci insegna che le immagini di Gesù appese sui muri delle prigioni e delle chiese di tutto il mondo non sono storicamente esatte, in quanto la storia ci insegna che Gesù nacque in una regione in cui la popolazione era di colore. Nella stessa Bibbia che lei ci chiede di leggere, e precisamente nell'Apocalisse, capitolo 1, versetti 14 e 15, sta scritto che Gesù aveva capelli come lana e piedi color del bronzo. E allora, dove vuoi arrivare? Da nessuna parte, le sto solo dimostrando che Gesù di Nazareth non era, per citare un modo di dire dei fratelli Pellerossa, non era un viso pallido. Ok, questo è giusto per farvi notare il livello di argomentazione, di conoscenza a cui è arrivato Malcolm X. E un'altra cosa interessante è che, appunto, si converte all'Islam, si dovrebbe mettere a pregare. Lui però racconta che quando era in prigione non riusciva a pregare. Non riusciva a pregare, diceva, io, quando ero un criminale, ero in grado di inginocchiarmi per scassinare le serrature e rubare soldi. Però in questo momento, in questo preciso istante, non so perché non riesco a inginocchiarmi per Dio. E quindi ci vuole un po', ci vuole circa una settimana affinché riesca a ritrovare la posizione, il momento giusto in cui inginocchiarsi per Allah e pregare. Quindi attraverso questa fase e trae alcune conclusioni. Scopre come l'Islam e la conoscenza siano la verità e che portano alla libertà. E nota come negli Stati Uniti finora non c'è stata democrazia. Soprattutto per i neri, ma c'è stata ipocrisia, dice lui. E si accorge di come i neri sono stati schiavizzati da 400 anni. E infatti Malcolm dice, non è che i bianchi sono andati in Africa e hanno detto, devo dare la voce anch'io? Potete chiudere se no, non ce la faccio. Dicevo, magari invitatela, vuole ascoltare un po' di Malcolm. Diceva Malcolm X, non è che l'uomo bianco è nato in Africa e ha detto ehi neri, vi va di venire a aiutarmi a costruire l'Africa e l'America? No, Malcolm dice, l'uomo bianco è nato in Africa e ha detto, ehi tu, sporco nero, vieni con me, che ti schiavizzo. Sembrano le scene di Barbero, in cui dico cose che non dovrei dire. E un'altra conclusione è che l'uomo bianco è il diavolo. E bisogna creare uno stato separato dai bianchi. E questo è diverso da suo padre. Suo padre dice, torniamoci in Africa. Lui e l'organizzazione delle Nazioni dell'Islam dicono, rimaniamo in America, sì, ma facciamo uno stato nostro con i neri. Allora, vediamo come la prigione sia stato un momento di cambiamento. Prima era un criminale, esce a fare dawa. Inizia con poca istruzione, esce acculturato. Entra da orfano perché il padre è morto, la madre pure è andata nei manicomi ed esce con un padre, ovvero un padre per un modo di dire, ovvero il suo punto di riferimento è Elijah Muhammad. Esce dalla prigione e chiaramente in prigione lui legge un sacco di cose, legge Kant, Schopenhauer, Nietzsche, legge le varie religioni, legge molta storia e così via. Prego. Se non sbaglio, doveva trascorrere tipo 10 anni, ma visto il suo miglioramento e il fatto che abbia convertito altre persone nella sua prigione, le hanno dato meno tempo, quindi 6-7 anni. Esce dalla prigione e lì comincia il suo viaggio, il suo processo, diventa un grandissimo speaker. Chiaramente il dibattito, il parlare in pubblico, la lettura, tutto questo l'ha segnato drasticamente. Prego. Sì, sì, per adesso rimane ancora nella nazione dell'Islam, ovvero un Islam un po' mischiato con altre cose. Sì, sì, prego. E quanti anni aveva ora? Ora era in circa 20 qualcosa anni, 25, 26, adesso non mi ricordo. Belle domande, mi piacciono le vostre domande, bravi.
Esce dalla prigione, prima cosa che fa è vado a prendermi gli occhiali, perché chiaramente leggendo così tanto tempo con poca luce gli occhi le hanno fatto male. Prende la valigia per poter viaggiare e prende un orologio, perché il tempo per lui diventa importante. Prima era una persona che sprecava il suo tempo spacciando, facendo cose strane, ora il tempo per lui ha molto valore, a tal punto che ha un orologio in mano. Ma una cosa mi sono dimenticato di dirvi: lui in realtà si chiamava Malcolm Little. Malcolm Little, Little ovvero piccolo in inglese. Sì, Little, piccolo, ok. E attenzione, è proprio in questo momento che cambia il suo cognome. Diventa da Malcolm Little a Malcolm X e non Y, come potrebbero sostenere alcuni matematici qui presenti. Perché X? Perché X? C'è un motivo, l'avete letto anche voi nei cruciverba. C'è un motivo. Little è il cognome che uno schiavista, un padrone, ha dato ai suoi antenati. E quindi qual è il punto? Che lui, Malcolm, non sa qual è il suo vero cognome. Perché il suo vero cognome è africano. E allora per questo motivo metto un'incognita, per dire io non so qual è il mio cognome. Non lo so. E quindi rimane un'incognita. Per simboleggiare tutta la sua storia. E allora Malcolm si accorge che ci sono tre tipi di prigioni. Tre tipi di prigioni. Il primo è quello mentale, ovvero il nero che ha poca autostima di se stesso, si autodenigra, vuole essere come i bianchi. La seconda prigione è quella fisica, quella in cui lui è stato. E chiaramente lui ha avuto una fase in cui è riuscito a liberarsi da questi due tipi di prigione. E quindi esce dalla prigione fisica e c'è la terza prigione, la prigione a cielo aperto, gli Stati Uniti. Qui dovrebbe partire l'inno dell'America, però non parte. Ah, forse questa è una cosa che non conoscete. Lui è stato una delle persone che ha fatto convertire Muhammad Ali, che inizialmente si chiamava Cassius Clay. E allora Malcolm X è tutto incavolato, comincia con i suoi discorsi e dice cose particolari, tipo se un uomo bianco ti attacca, se attacca te nero con i suoi cani, uccidili, e uccidi anche i cani con due gambe. Sì, era così forte nelle sue parole. Cosa? Anche Gary? No, Gary no. Vi faccio ascoltare questo pezzo molto molto forte. Chiaramente c'è il sottotitoli, però ve lo traduco poi. Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask yourself, who taught you to hate being what God gave you? Ok, in pratica stai dicendo, chi ti ha insegnato ad odiare il tuo naso da nero? Chi ti ha insegnato a odiare la tua bocca da nero? Chi ti ha insegnato a odiare il colore della tua pelle? Sono stati i bianchi. Accorgitene di questo, perché in questo modo, questo è il primo modo di uscire dalla propria prigione mentale. Ovvero capendo che tu ti stai autodenigrando perché gli altri ti hanno denigrato. Ok, e si accorge un'altra cosa molto interessante, che per secoli il cristianesimo è stato usato dai bianchi come mezzo per sfruttare i neri. Lui nel suo libro dice come il cristianesimo abbia trasformato i neri e far sì che loro pensino in questo modo, ovvero pensare al paradiso mentre l'uomo bianco si gode questa vita. Quindi intendo dire che il cristianesimo è stato sfruttato così tanto dal punto che ci hanno fregato, ci hanno detto ai noi neri guarda il paradiso, mentre loro guardano a questa terra e fanno quello che vogliono e se la godono. Qui un filosofo potrebbe essere associato. Ok, palese il nostro caro amico Marx. E Marx cosa dice? La religione è l'opio del popolo, e lo intende in questo senso, lo intende in questo modo. La cosa affascinante qual è? L'Islam è una religione del popolo? È l'opio del popolo? Se ci riflettiamo, no. C'è un dua molto bello nell'Islam, infatti, che dice Allahumma atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ovvero, oh Allah, dacci il meglio in questa vita e anche nell'altra vita. Quindi è molto affascinante come nell'Islam ci sia questo equilibrio. Non è che pensiamo solamente al paradiso. Sì, soprattutto al paradiso, che è la cosa più importante in assoluto, ma anche a questo mondo, che è abbastanza diverso da quello che
abbiamo visto precedentemente. E Malcolm, allo stesso tempo, il cristianesimo veniva usato da alcuni neri, tipo Martin Luther King, per dire sì, è vero che noi dobbiamo lottare per i nostri diritti, però allo stesso tempo non potete usare la violenza. Anzi, se un poliziotto vi picchia, voi porgete l'altra guancia. Vediamo come risponde Malcolm X. A quelli di voi che pensano di essere venuti qui oggi per sentirci dire, come fanno certi leader negri, che il nostro tempo sarà migliore, che noi trionferemo un giorno, io dico che siete venuti nel posto sbagliato, perché il vostro tempo non migliorerà a meno che voi non lo rendiate migliore. A coloro i quali pensano di venire qui per sentirsi dire di porgere l'altra guancia alla brutalità dell'uomo bianco e al sistema di ingiustizia che vige qui in America, e che pensano di venire qui per sentirsi dire di andare là a pregare per avere un posto al bancone del loro bar, di nuovo io dico, siete venuti nel posto sbagliato. Noi non vi insegniamo a porgere l'altra guancia, non vi insegniamo a porgere l'altra guancia nel sud, e non vi insegniamo a porgere l'altra guancia nel nord. L'onorevole Elijah Muhammad vi insegna ad obbedire alla legge, a comportarvi in maniera rispettabile da fieri afroamericani. Ma allo stesso tempo noi vi insegniamo che se qualcuno vi mette una mano addosso, fratello, tu devi fare del tuo meglio perché non metta mai più una mano addosso a nessuno. Ok. Esatto. Sì, comunque la gente applaudiva proprio come applaudite voi adesso. Anzi, botto applaudivano, perché era molto convincente e alla gente piaceva. Ma attenzione, passano gli anni, continua con questi suoi discorsi, ma a un certo punto il suo gruppetto, la Nazione dell'Islam, comincia un po' ad avere dei problemi con lui. E in particolare Elijah Muhammad, che si professava, che diceva di essere un profeta, viene sgamato a fare alcune cose haramine che non dico che cosa. E allora a un certo punto Malcolm X dice di fare questo viaggio alla scoperta dell'Islam, perché scopre, si accorge di non aver compreso appieno l'Islam. Allora comincia a farsi il suo viaggio, appunto il suo viaggio, uno tra i quattro chiavi della ilm. Si fa un bel viaggio alla scoperta dell'Islam. Viaggia, comincia a fare il Hajj, poi va in Egitto, va in diversi luoghi africani, va in Egitto a studiare dall'Azhar alcune cose. E si accorge che fino a quel momento non aveva compreso seriamente l'Islam, a tal punto che diceva che una persona mi ha insegnato a pregare, perché io non riuscivo a pregare per bene. E vediamo un po' cosa ha detto a riguardo e cosa è successo in maggiori dettagli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Forse le mie parole ti sconvolgeranno, ma ho mangiato nello stesso piatto, bevuto nello stesso bicchiere e pregato lo stesso Dio insieme a fedeli musulmani con gli occhi azzurri, i capelli biondi e la pelle bianchissima. E siamo tutti fratelli, davvero, persone di ogni colore e razza che credono in un Dio, in una sola umanità. In tutta onestà e sincerità posso dire di non desiderare altro che la libertà, la giustizia e l'uguaglianza. Il diritto alla vita, alla libertà e la ricerca della felicità per tutti. Ciò che mi sta più a cuore ovviamente è il gruppo al quale appartengo, poiché noi, più di chiunque altro, siamo privati dei nostri diritti inalienabili. Ma credo che la vera pratica dell'Islam possa rimuovere il cancro del razzismo dal cuore e dall'anima di tutti gli americani. E se morissi dopo aver portato la luce, dopo aver svelato qualche importante verità in grado di contribuire e distruggere questo male, tutto il merito sarà di Allah, il Signore di tutti i mondi, e solo gli errori saranno stati miei. Se la gente qui in America si sforzasse di praticare e studiare la religione dell'Islam, forse si riuscirebbe a sanare
purulenta piaga del razzismo. Credo che i musulmani laggiù si considerino degli esseri umani, facenti parte della stessa famiglia umana. Oggi i miei amici sono neri, rossi, gialli, meticci e bianchi. Ok, questo è un po' quello che ha visto Malcolm. E personalmente a me mi ha fatto riflettere tantissimo, nel senso che prima di conoscere questa vicenda di Malcolm X, non tendevo a valorizzare così tanto il Hajj, perché secondo me da musulmani ci sono certe cose di cui noi non ci accorgiamo. Cioè per noi è una banalità il fatto che noi siamo ora qui un po' bianchi, un po' neri, un po' scuri, un po' africani, un po' italiani. Invece no, non è una cosa scontata, soprattutto nel suo contesto. E questa è una cosa affascinante, cioè secondo me i convertiti hanno questa peculiarità di farci accorgere di cose che noi non, di solito non ci accorgiamo. Ed è questo quello che ci fa accorgere Malcolm X. Il fatto che noi siamo qui vicini non è scontato. Il fatto che le persone si riuniscano in uno stesso posto e mangino lo stesso piatto, bianchi e neri, non è scontato, non era scontato per nulla per lui. Ed è proprio qui che cambia tutta la sua vita. Perché si accorge che le sue idee erano sbagliate. Si accorge che non è proprio tanto vero che i bianchi sono così tanto cattivi. Si accorge di tutto ciò e si accorge che l'Islam è una soluzione a tutti questi problemi. È una soluzione a questo cancro degli Stati Uniti. Perché il cristianesimo non ha saputo risolverlo. E quando si parla di diritti umani, sì, ok, negli Stati Uniti si parla di diritti dei neri e così via, però nessuno fa nulla, anche perché la forma di cambiamento più radicale è quello che parte dagli individui. L'Islam ci fa partire da noi stessi, da qua dentro, dalle nostre virtù, dai nostri caratteri. Ed è chiaro che sì, possiamo dare anche i diritti ai neri, però se noi stessi non siamo convinti della cosa, il razzismo permane, ecco. E appunto va in Egitto, scopre tantissime cose, impara di nuovo, impara un botto di Islam, va all'Azhar e così via, e cambia, e fa di nuovo la Shahada, perché si accorge che l'Islam su cui era, non era così tanto Islam. E cambia anche addirittura suo nome e cognome, e comincia a chiamarsi, come c'è scritto qua, però non si nota, Al-Hajj Malik Al-Shabazz, che era un, appunto il nome di un sapiente musulmano antico africano. Prego. Chi era la sua? Non lo so, però dicono sia Ibrahim Youssef, però non sono sicuro. Allora, Alam. Cosa? Il suo nuovo nome e cognome è Al-Hajj Malik Al-Shabazz. Sì, c'è scritto anche qui dietro, aspetta. Ok, si legge? Ok, aspetta che me lo tolgo. Prego. Nella scena del film vediamo un giovane Cassius Clay che stava mirando i discorsi di Malcolm X all'epoca. Sì. Penso sia lui, no? Era lui. Sì, quello del video precedente, sì. Ma se Malcolm X o il Hajj Malik sì, si è, diciamo, reso conto dell'errore in cui era dell'Islam, sì, che ha insegnato e che ha fatto il nome, cioè testimoniando la verità che veramente l'Islam non era quello che è. Certo. Mi chiedo se anche Muhammad Ali. Sì. Sì. Sì, allora, Muhammad Ali, stessa storia, cioè si converte alla nazione dell'Islam e col tempo, adesso ce lo vedremo, Malcolm X appunto dice, guardate che la nazione dell'Islam è falso, l'Islam vero è quello che è un altro, ok? E cosa succede a quel punto? Che molti della nazione dell'Islam si incavolano con lui, cioè hanno la morte con lui, Muhammad Ali sta capace con lui, non si parlano più, non si calcolano più. Muore Malcolm X e passano 10 anni e Muhammad Ali si accorge di questo errore e si converte all'Islam vero. Questo è quello che succede. Con cosa se ne esce da questo viaggio il nostro Talib al-Ilm? Se ne esce con 2 frasi. Dice, in 2 settimane alla Mecca ho visto più di quello che ho visto in 39 anni di vita. Perché sì, a quel punto aveva tipo 39 anni. E dice, gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Islam. E allora torna negli Stati Uniti, si fa appunto il suo viaggio, torna negli Stati Uniti e comincia con i suoi discorsi. Noi non vediamo democrazia, vediamo ipocrisia. Si parla tanto del sogno americano, noi vediamo l'incubo americano. E arriva a dire che questi nostri diritti, se lo Stato non ce lo garantisce, allora siamo legittimati a prenderci i nostri diritti con ogni mezzo necessario. Anche con la violenza? Sì, anche con la violenza. Perché se la polizia mi violenta e lo Stato non riesce a difendermi, allora in quel caso io ho diritto di difendermi, sì, anche con la violenza. E questo ha fatto incavolare in molti. Ha fatto incavolare in molti. Allora Malcolm X comincia a crearsi i suoi nemici. Lo Stato ce l'ha con lui perché è una persona che inneggia alla violenza, anche se in realtà
Malcolm X dice: no, non è violenza, è autodifesa. Io non promuovo la violenza, ma l'autodifesa, dice Malcolm X. I musulmani ce l'hanno con lui perché Malcolm X dice che la nazione dell'Islam è falso, tutto falso, quindi quei musulmani ce l'hanno con lui. I media ce l'hanno con lui perché lo reputano un razzista che cerca di dire cose che non vanno bene. La società pure ce l'ha con lui perché la società, la maggioranza è bianca, quindi... Anzi, sapete che non so se la maggioranza era bianca? Vabbè, i bianchi ce l'avevano con lui. E allora cosa succede? E succede che si deve autodifendere talvolta anche col fucile in mano. E in una delle sue conferenze a un certo punto gli sparano e muore. L'Arhamo. Muore e qui arrivano delle cose interessanti. Chi ha ucciso Malcolm X? Perché non si sa chi ha ucciso Malcolm X. Lo Stato? L'FBI? La CIA? I musulmani? O chi di preciso? Non si sa, fino adesso ancora non si sa la risposta, però palese uno tra questi. Com'è che viene ucciso Malcolm X? Lui fa la sua bella conferenza, e allora a un certo punto due persone lì in fondo alla sala dicono: no, esce fuori la mano della matasca! Così tutti quanti guardano quella parte, e nel mentre le persone lì, qui, nella prima fila, si alzano e uccidono Malcolm X. Quindi hanno trovato un modo particolare per uccidere Malcolm X. Che lavoro ha fatto? Lui veniva pagato proprio per fare il DAI, quindi andare in giro a divulgare le sue idee. Veniva pagato dall'organizzazione. Alessandro, sono un piacere. Salutiamo Alessandro, un applauso, che è stato... No, tranquillo, ci mancherebbe. Alla prossima allora. Ciao. Grazie, mi prego. Sì, sì, sì. Hai scritto un album e non un album? Sì, mi è arrivato. Mi sa che hanno sbagliato loro, lo sai? Perché qua c'è scritto Malcolm. No, ma guarda che anch'io per anni mi sono confuso di botto, però pare sia Malcolm. Mi sa che sono sbagliati loro. Ok, altre domande? Ok, torniamo a noi. Allora, muore. Aspetta, non ha mai avuto famiglia, sì, figli, moglie? Sì, si è sposato, ha fatto figli, bambini. Sì, sì. Sì, sì, infatti ci sono le sue figlie che raccontano molte cose di lui, hanno scritto libri e così via. Prego. Sì, ufficiale. Sì. Famiglia, moglie, figli. La famiglia pare approvi e si converti con lui. Ah, ok. Ok. E non solo loro, ma adesso ci arriviamo. Quindi, muore a 39, all'Arhamo. Prego. Com'è che è arrivato a fare il Hajj? In pratica litiga con la sua organizzazione di musulmani, litiga per alcune vicende e si accorge che Elijah Muhammad era un falso perché ha fatto un sacco di cose haramine. Quindi si accorge che la religione che predicava questo falso profeta era falsa e quindi si dice: caspita, io adesso voglio approfondire il vero Islam. Quindi va nei paesi islamici a visitare l'Islam. Ok, a posto? Ci sono altre domande? Muore Malcolm X, passano i decenni, Elijah Muhammad, il falso profeta, muore, suo figlio capisce che è un falso profeta e comprende che Malcolm X aveva ragione e allora si converte all'Islam vero e con sé si converte tutti i musulmani della sua organizzazione. E allo stesso tempo, chiaramente nel corso dei decenni, Malcolm X è riuscito a un po' a raggiungere i suoi obiettivi dopo la sua morte, cioè i neri d'America sono riusciti a ottenere diversi diritti come il diritto al voto, che era molto limitato ai tempi, perché i neri per votare a quel tempo dovevano passare un esame, una specie di esame in test, ecco. Però appunto qual è? Che molti neri erano analfabeti, quindi i neri di fatto, in pratica, non riuscivano a votare. E perché erano analfabeti? Perché le scuole per i neri erano pochi e di bassa qualità. Quindi era tutto un cortocircuito. E il problema qual era? È che non c'era rappresentanza, cioè nessuno era un nero al Parlamento per dire: guardate, ci sono questi problemi. Perché? Perché la democrazia non ha fatto sì che ci fossero persone nere lassù, perché i neri non votavano. Quindi è tutto un cortocircuito e per cui Malcolm X e tante altre persone si incavolano di brutto. Anche Martin Luther King, ma lui lo fa in un altro modo. Cosa possiamo imparare da questa vicenda? Cosa possiamo imparare da Malcolm X? Un botto di cose, tantissime cose a mio parere, ma proviamo a riassumerne un paio. Non importa come hai iniziato la vita, non importa come hai iniziato la vita, ma come la concludi. Che questa cosa ricorda molto Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab cos'era prima dell'Islam? Anche lui.
beva alcol, ce l'aveva con l'Islam. E così via. Poi si converte e da una persona che beveva a una persona che fa il califfato, cioè un cambiamento assurdo. Un'altra cosa è che l'unica costante in questo mondo pare essere il cambiamento. E il cambiamento può essere in due direzioni, o il cambiamento positivo o negativo, però questo sta nelle vostre mani, sta in quello che fate. La libertà e la lotta al razzismo con l'Islam. Secondo Malcolm X, per sconfiggere realmente questi problemi, l'Islam è la soluzione. Perché l'Islam parte da noi, da qui dentro, da ognuno di noi. E ci fa comprendere come non c'è superiorità, non c'è la superiorità di un arabo su un non arabo, o di un nero sopra un bianco, o di un bianco sopra un nero, no? C'è un hadith su questo. E come la conoscenza sia un mezzo per cambiare la propria situazione. Cioè, Malcolm X ha fatto tutto questo percorso grazie alla conoscenza. In prigione ha scoperto, ha imparato, si è accorto della schiavitù che viveva, mentale, fisica. La prigione a cielo aperto, è in questo modo che è riuscito a liberarsi e a liberare tutte le persone nere. Un'altra cosa è mai idealizzare qualcuno tipo Elijah Muhammad. Cioè, il problema di Malcolm X qual era? È che ha reputato questo falso profeta come se fosse quasi un dio. E quindi ci è rimasto malissimo quando si è accorto che lui era un falso profeta. Quindi una cosa interessante che insegnano i salafiti, quindi se la fate qui presenti magari se ne accorgeranno, aspettate, perché? Eccolo! Ok, una cosa interessante che dicono alcuni sapienti salafiti è non prendere come esempio una persona viva, perché una persona viva un giorno potrebbe fare qualcosa di veramente peccaminoso e quindi ti cadrà ai tuoi occhi. Ma prendi come esempio una persona morta, perché è già morto, quindi sai già quello che ha fatto, e allora lo prendi come esempio, punto e basta, e non potrà mai fare cose che non vanno bene. Quindi questa è una cosa interessante. Ma mi piace come cosa che dicono. E un'altra cosa è perseguire la verità, anche se da solo, magari tutta la folla, tutta la gente vi dicono alcune cose, però la verità sta in un altro posto. Quindi perseguire la verità. C'è questo detto che viene associato a Ali, l'imam Ali, il mio amico Aleb, che è la tastawhush at-tariq al-haq li-kullat salaki, ovvero come dire, non odiare la via per la verità anche se ce ne sono poche. Comunque perseguila anche se ci sono poche persone. E viaggia per la verità, viaggia per la conoscenza. I sapienti viaggiavano, appunto, abbiamo sentito prima una persona che ha viaggiato dalla Spagna fino a dove c'era l'Imam Malik. Sono mesi, sono giornate, mesi, settimane, adesso non so quanto, però è un bello sbatti. Malcolm X ci insegna la stessa cosa, viaggiamo, conosciamo, alla scoperta delle verità della conoscenza. E appunto la vita di Malcolm X cambia applicando proprio tutti questi concetti e in particolare appunto il nostro versetto d'inizio che è Ikra. E quindi ci fa scoprire come l'ilm effettivamente è Nur, non solamente in senso metaforico, ma anche nella pratica può arrivare a tutto questo. E nel Corano vediamo tantissimi versetti che incentivano questi concetti. Fas'alu ahle dhikr in kuntum la ta'lamun. Chiedete a chi sa di più se voi non sapete. Chiedete sapienti, se no, voi non conoscete. Sono forse uguali coloro che sanno e coloro che non sanno? Cioè, appunto, questo ricorda il fatto che Malcolm X faceva molto dibattito, no? Riportate la prova di quello che dite, se siete veritieri. Se Dio avesse realmente un figlio, noi saremmo il primo ad adorarlo. Se questa però fosse la verità. Come per dire, noi perseguiamo la verità. Se questa fosse realmente la verità, saremmo i primi a crederci. Saremmo i primi a crederci. Però di fatto non lo è. E voglio concludere con alcune frasi di Malcolm X molto potenti, che a me personalmente hanno ispirato tantissimo e quindi può essere utile per quando studiate. Solo per la verità. Non importa chi sia a dirla, sono per la giustizia, non importa contro o a favore di chi. La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo. Se avessi tempo, non mi vergognerei di mettermi a frequentare una scuola pubblica. Mi piacerebbe studiare, voglio imparare, ho la mente aperta.
La gente, ecco, questo è molto forte secondo me, la gente non si rende conto come l'intera vita di una persona possa essere cambiata da un libro. Questo è molto forte. La mia vita è stata una successione di cambiamenti. Questo è un punto interessante, cioè non è che lui ha detto, ah, io c'ho la verità, ma lui si è messo ad approfondire, ha visto la verità e ha cambiato le sue idee, si è accorto della verità e ha detto, questa è la verità, bene, io l'accetto, non è che faccio finta di niente, mi nascondo o cerco di cambiare un po' le cose, no, quella è la verità, bene, io cambio, perché il mio scopo è ricercare la verità. Forse un giorno la storia dirà che la mia voce ha contribuito a salvare l'America. Di fatto è vero, l'ho appena detto. Bravo Malcolm. Ecco, questo è forte, anche questo è forte. Non condannare velocemente colui che non pensa nella tua stessa maniera, poiché vi era un tempo durante il quale anche tu non sapevi ciò che sai oggi. Comunque a me queste frasi ricordano un po' quello che noi viviamo oggi, cioè se io ora dico Andrew Tate, dov'è la gente che mi guarda male? Non la vedo. Ecco, secondo me questo, idea personale, io vedo un po' una cosa negativa, il fatto che da un lato c'è chi lo esalta di brutto e dall'altro c'è chi lo denigra di brutto. Cioè, equilibrio ragazzi, cioè ha i suoi tempi, speriamo che questa sua conversione gli dedichi del tempo in cui possa cambiare, proprio come ha chiamato Malcolm X. Malcolm X è chiamato in questo modo, spacciava, si drogava, faceva tante cose. In prigione è cambiato, si è convertito. La conversione richiede tempo, processo, tempo, cambiamento, perché è un cambiamento radicale. Il cambiamento radicale richiede tempo. Quindi anche lui è prigione. Subhanallah, magari adesso avrà del tempo in cui leggere, approfondire. Allora Alan, può darsi, che allora lo guidi. Allora, avete chiesto dei film, questo è il film e quello è il libro. Consigliatissimi. Quindi consigliatissimi, mi raccomando. E concludo ricordando tutto questo. Perché tutto questo? Noi abbiamo voluto iniziare questo nostro percorso nel 2023 partendo dalla conoscenza, perché crediamo che la conoscenza sia una tra le radici più importanti con cui un giovane musulmano dovrebbe svilupparsi. È a partire dalla conoscenza che partono le cose per poi andare avanti e far sì che cresca un giovane musulmano d'Italia. Concludo con un dua bellissimo di Malcolm X, che è il seguente: prego che Dio ti benedica in tutto ciò che fai. Prego che tu cresca intellettualmente, in modo che tu possa capire i problemi del mondo e capire qual è il tuo ruolo in questo mondo. E prego che tutta la paura che è mai stata nel tuo cuore venga eliminata. Il vostro fratello Malcolm X.